Ciao ragazzi, oggi siamo su Skype con Matteo Caruso. Ragazzi, oggi siamo qui su, vabbè, un gioco molto vecchio, FIFA 22. Però cosa facciamo? Abbiamo creato una nuova squadra, la Summer FC. Questa qua è la nostra rosa, abbastanza schifosa, vabbè, ma perché siamo ancora agli inizi. Allora, qui con me in questa avventura ci sta Emanuele, il mio grandissimo Buongiorno. amico. Direi subito di iniziare. Allora, questa qua a me come modulo non piace proprio. A me piaceva. Il 4-2-3. A me piacerebbe. No, anche il 4-3-3 sarebbe bene. O quello là. No, so qua no. No. 4-4-2. 4. Questo qua è bello. Questo qua sì, è bello, però. È meglio questo, quello che abbiamo In linea. in linea. Andiamo, allora, salviamo la squadra. Allora, in tutto abbiamo un budget di 50 milioni, quindi potremmo comprarci qualcosa. Qualche nuovo giocatore è meglio. Come primo giocatore avevamo già pensato a Jack Raspadori. Jack Raspadori, giocatore del Napoli in questo momento, ma in questo gioco è del Sassuolo. Sassuolo. Tutta un'altra squadra, ma vabbè. Allora, direi di cominciare a vedere un po' la squadra come metto. C'è il telefono, c'è il controllo scarico. Potete stare zitti voi. Sono i miei fratelli, mio fratello. Tagliamo. Tagliamo. No, rimaniamo tutti. Allora, qui dopo metto un CC. Allora, ma in realtà secondo me quello prima era meglio, che questo qui un CDC, un COC. Ma rimaniamoli qua questi, no? Cioè, capisci a me, ora ti faccio capire come facciamo. Mettiamo il modulo quello là, questo qua. No, questo. No, No, come quale stava? Aspetta. tra 422, Sì. 442. 442 contenimento. Così abbiamo due CDC che uno, vabbè, un COC. Non l'ho salvato, sono comunque team. Perché io dovevamo continuare. Allora, ritorniamo sul modulo di prima. Questo qua sì. Vabbè, ma mettiamo questo che ce ne frega. Che No, ce ne frega. prendo. Destinazione mai. Allora, qui dopo metto un CC No, però. e abbiamo migliori CDC. Ritorniamo a mettere quello là, contimento. No, sì, contimento. Contimento. Il condimento. Contimento. Allora, si qua stanno qua bene, tranne lui che dovrebbe essere. Vabbè, ma loro stanno bene qua. Ma quello là è un meno 16. Questo qua ha. No, perché questo qua è un COC e si trova in TS. Mo mette lui. Lo abbiamo, lo rimaniamo. Allora, direi che qua poi vai, grazie. Questo qua invece è un DC mi e deve starci un TD. Indovinate chi non ha un TD? Noi. Perfettamente. Perfetto. Allora, io direi, Mi sa che il 4-4-2 non era no, no, molto. rimaniamo questo. Tanto noi dobbiamo comprare prima tutto un nuovo attaccante, perché abbiamo un attaccante abbastanza di sì, M. E poi Un terzino. un terzino. Andiamo su cerca giocatori, così ci cerchiamo. Abbiamo deciso Jack Raspadori. Che cresce tanto su questo Anzi, gioco. che cresce tanto perché è ancora bello giovane. 21 anni. Giacomo Raspadori, 21 anni, è abbastanza giovane. E direi di aggiungere preferiti a buon mercato. Ora, sai che ti dico? Dimmi un terzino destro. Non tanto famoso, o Di Lorenzo potremmo prenderci nel Napoli. Sappiamo quanto costa però. Beh, proviamoci, dai. No, si è staccato. Non posso staccare. È cerca tra quelli consigliati lui. No, però leva Dire una cosa, leviamo la. Giacomo Raspadori, anzi usciamo direttamente così ce lo facciamo e andiamo direttamente su cercare, vabbè, abbiamo capito. Anzi, raga, facciamo una cosa, troviamo prima uno buono e poi andiamo, va bene? Allora, abbiamo trovato anche Di Lorenzo, ora vamo solo a farci l'offerta. Io inizio subito con Giacomo Raspadori. Giacomo Raspadori.
andiamo subito ad acquistarlo. Alla... Se non mi sbaglio vogliono 21 milioni. 21 milioni, allora, abbiamo 50 milioni. Offerta per cartellino. Gli diamo 20 milioni. Mandaci 20 milioni e vediamo cosa vogliono. Allora, avanza offerta. Avanziamo l'offerta. Ah, vogliono, però vogliono la clausola della rivendita. Casomai ce lo vendiamo, loro hanno il 17%. Accetto, tanto per, tanto non penso che lo vendiamo per il momento. No, no. Quindi accettiamo? Sì, sì. Ok. Poi, vabbè, allora. Abbiamo già Jack Raspadori. Non abbiamo già Jack Raspadori perché dobbiamo fare lo stipendio. Lo stipendio, quanto tempo ce lo teniamo? È molto giovane, quindi potremmo anche fargli la clausola di 3 anni. O 5. Penso. Così qua siamo noi, guarda, guarda come siamo belli noi. Mamma mia. Allora. Allora, siamo felici di allora. Sì, iniziamo con il contratto. Cruciale. Accetto. Cruciale, ma accettiamo perché è abbastanza cruciale. Non ha senso, non hai detto. Sì, è abbastanza cruciale per la squadra. E cosa vogliono? Ah, contratto di 4 anni. Ma accetto. Poi tanto possiamo anche per firmarci il contratto. Perché al secondo possiamo anche rinnovarlo. Quando finisce. Allora. La clausola recissoria no. Ignora la clausola recissoria perché non la vogliamo. Non voglio che uno arriva, paga e se lo prende. Allora. Stipendio per Jack Raspadori. Ma stipendio. Non abbiamo 44.000. Cioè 44.000 euro. Di budget. Io gli offrirei. No, 40. No, 20.000. No, 20.000, aspetta. 20.000 euro all'anno. Proviamo. Tanto. Avanza offerta. Yeah, è una buona offerta, no? Ecco qua. Allora, c'è il caspato del nostro. Come 20.000 euro su una settimana. Vabbè, tanto. Dobbiamo andare a provare Di Lorenzo. Vediamo Di Lorenzo. Sappiamo che noi abbiamo 30 milioni. Se gli offriamo 15 milioni. Non si sa quanto vuole. Però questo è... non penso che più di 30 non valga. No. Ma io gli offrirei, proviamo ad offrirgli 10 milioni. No, abbiamo detto 15. Non ce l'hanno in faccia 10 milioni. 15 milioni va bene? Sì, secondo me sì. Poi casomai vedi cosa ti chiedi. Ma se. Allora, raga, noi in un'altra cosa, abbiamo provato e ci hanno detto direttamente no, basta. E anche qua. Non voglio. Il problema è che non ci dice quanto vale. E questo è il problema. Non abbiamo trovato un altro TD allora. Ci diamo direttamente quando abbiamo trovato un TD meglio. Ragazzi, allora ragazzi, abbiamo trovato un portiere e un terzino. Il portiere è? Buffon. E il terzino è? L'abbiamo preso un po' solo per il nome. Non ci pensate al nome. Gioca al Boca Junior e dovrebbe valere poco. Quindi proviamoci ad acquistarlo. Facciamo una cosa, ci vediamo direttamente dopo averlo acquistato così capiamo un po', così vedete direttamente quanto è acquistato. Allora ragazzi, noi stiamo da... Per voi è passato un mezzo secondo. Per noi è passata un'eternità che stiamo cercando un portiere nuovo. Non abbiamo trovato. Buffon ci ha rifiutato, Noia ci ha rifiutato. Ci hanno rifiutato tutti. Quindi abbiamo deciso di lasciare direttamente stare. Vabbè, siamo usciti a contattare e a prendere Luisa Di Micula e Jack Raspadori. Finora buono. Finora solo loro due. Ma dobbiamo cercare di vincere questo mini campionato. Non fatevi ingannare dallo Raspadori che è un 76 perché può diventare anche 94. È vero, e infatti dobbiamo tenerlo proprio per questo, infatti abbiamo messo lì soprattutto proprio per questo. Allora, salve mister, a nome di tutta la squadra. Aspetta, leggiamo. Salve mister, a nome di tutta la squadra le do il benvenuto alla formazione Samuel FC. Entusiasta per il voi. Ma sono maschio, entusiasto casomai. Vabbè. Ma non ci pensiamo. Entusiasta si dice. Vabbè. Non ci pensiamo. E Szczęsny. Noi abbiamo provato anche con Szczęsny. Szczęsny ci ha rifiutato. Che cos'è? Perché costava 36 milioni.
è andata all'FC Barcellona. E a noi ci ha rifiutato. Perché aveva preso 32 milioni. Beh, non potevamo offrirci noi 32 milioni, in effetti. Beh, ci hanno mandato un'altra cosa. Barcellona ha molti più soldi. Ha molti più soldi rispetto a noi. Noi siamo poveri. Vabbè, io devo iniziare subito la prima partita. E queste qua sono delle amichevoli per qualificarci e vincere soldi. E guadagnare un botto di soldi. Con questi soldi che guadagniamo cercheremo di vincere, cioè di cercare di prendere un nuovo portiere, che per il momento abbiamo Poli che non ci dà molta sicurezza, appunto, cioè ha un 69 di overall, abbastanza schifo fa. Ragazzi, lasciate like se volete anche altri episodi che vi porteremo più avanti. Raga, per il momento abbiamo la Spadoia e Buche, dillo tu perché io non ho la pronuncia di Buche in attacco. Abbiamo i due esterni, Colombo e Nicolino come esterni, e poi abbiamo Kubiak e Martinelli in centrocampo, Furuya e Luis Divincula come terzini. Abbiamo Renard e Calis come difensori centrali, di cui Calis è il capitano, e Poli fa da attaccante. Allora, dobbiamo mettere una cosa, secondo me dobbiamo mettere che Jack Spodo e batte di gol. Siamo scheda di mettere. Allora, comunque sono rimasto abbastanza deluso da quanto è forte Jack, lo sai? Pensavo che era di più, invece ho 76. Vabbè, è vero che poi esce un botto. Gol! Luis Davincula. Non l'ho detto male. Luis Davincula. Davincula. Non ci pensavo. Ok, vai. Tutti gli ingredienti per assistere a una grande partita. Con me, come sempre, c'è Lele Adani. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni. Vorremmo anche abbassare la televisione. È vero, potremmo abbassare la televisione. Tanto non dobbiamo parlare di noi. Match che segna il loro esordio in questo precampionato. C'è grande. Allora, abbassiamo la voce. Abbassiamo la telecronaca. Ma mi sentite tipo un botto. No, vabbè, passo direttamente la voce del gioco. Vabbè, ma è meglio se si sente tutta nuova telecronaca. È bellino, no? Poi quando dobbiamo parlare noi ci distruggono. Allora, interessante. Vabbè, ma tanto io sono più vicino al Pioli! Pioli? Poli. Stavo perdendo 1-0. La squadra che manco quello che l'ha creato la conosce da un po'. Poli, grande guarda di me. Di me. Veramente. Ma ammassare la voce della telecocca, perché sennò non si sente niente. Ci vediamo direttamente quando lo abbassa. Mi è bastato tipo un botto la telecronaca, non ci pensiamo. Vai. E va. Hanno aperto le marcature con questo. Sembra che sta parlando da Mumbra. Passala però. Papassa? Cerchiamo di qualificarci almeno per gli ottavi. È quello il problema. In questa squadra cosa vuoi fare? In effetti. Il capitano potremmo mettere che Jack Raspadore. Che dici? Invece di Advincula. Ah, Advincula. Ma mo non è manco Advincula, un difensore centrale. Enzo, era Spadori! Spadori! No, è in ballo! Cosa è successo? Fallo! Poi alzato. L'abbiamo rialzato perché secondo me ci piace. Abbiamo abbassato un po' la voce della televisione direttamente. Allora, ragazzi, è vero che vi sembra un po' strano perché stiamo usando FIFA 22, ma non vi preoccupate che tra un po' vi porterò direttamente FIFA 25, direttamente il 25. Così che possono sperare di fargli male. E niente. Hanno recuperato bene grazie al lavoro di pressione. Fallo? Perché? Fuori gioco. Martinelli, ma quanto è veloce Martinelli? Alla persa paralizzata. Che me? Ribeiro. No, benzina, non benzina. Stiamo facendo un batter tantissimo dalla taglia sport. Comunque, comunque vi posso dire una cosa. Noi abbiamo deciso di entrare nel campionato, quello là. La Serie A. Oh, Jack Raspadori avanza. Cecchino Raspidino. Raspadori! Da fuori aria! Segna! Poi vai in aria, non è manco questo. No, è fuori da fuori aria, segna, Jack.
Raspadori, guarda che gol assurdo. Ma no, è Reinaldo. Vabbè, è un po' ma si vede che è abbastanza potente il tiro rispetto agli altri. Beh, rispetto a quello che avevamo prima. Non lo potevamo manco sapere perché. Allora, ragazzi, sapete come ci è venuta questa idea di creare la Summer FC? E un giorno stavamo giocando io e Emanuele ad FC 22 e ho detto chiamo la squadra, la Summer FC. Poi ho detto ma perché non ci registra un video sopra? Quindi noi abbiamo una Summer FC dove non registriamo e una dove registriamo. Dove non registriamo abbiamo un giocatore di nome lungo, attaccante fortissimo, 77, ha segnato un gol di rovesciata troppo bello che ci ha portato a una vittoria pazzesca e ad andare in Champions. Vabbè, ci ha portato più o meno nella Champions. Ma passa. Occhio qui alla ripartenza. Attenzione, dal vincolo. Cerca la soluzione personale. Comodo. Devi passarla però. Ma passare l'attaccante. Dov'è il pallone? Passa. Mi è stanchissimo sto giocatore. Questo qua è già stanco. Ma la resistenza è abbastanza di. Dobbiamo già fare dei cambi secondo me perché ci sono stanchissimo. Troppo deciso, l'arbitro fischia la punizione. Luisa Di Vinculo invece è sta una bellezza. Buche. L'attaccante. Può far male. L'attaccante. Buche! Segna 2-2. Partita giocata benissimo. Allora. Possiamo prestare meglio qui l'assino del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Ha mandato al bar. Ha lanciato forte dalla media distanza. Il portiere non ha avuto tempo. A prendere un caffè ancora next. Match davvero spettacolare. Meglio per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. No. E niente, abbiamo preso un altro gol. Poli. Poli, vabbè, un gol da laggiù. Lo faravamo tutti. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Anche questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. La rete fuori su questo corso. Colombo. Avanza Colombo. Avanza. Ma com'è veloce? Quello che ha scoperto l'America. Cristoforo Colombo. Ha scoperto una parata super. I tiri non sono tanto belli, ma hai fatto tutta la rete. No. Vieni vicino. È proprio il giocatore che tira così. C'è tocco corto. Sì. Non costa la può attivare direttamente, visto che i cost sappiamo che le fanno in me. Ma perché? Ma si è messo davanti la spadone! Rimane la brutta giocata. La brutta giocata. Lo sai che rende questo errore molto meno grave. Sì, zitto. Stai zitto. Se non te perché le portavo di qua. Ma andate via mentre noi registriamo. Ancora robusto. Andate via. Buche. Ti fai il bucato, Buche. Fai il bucato, Buche. Buche! Il 3-2. Siamo da 2-0. A 3-2. E un attimo. E un attimo. Facciamo un po'. Perché? Comunque dobbiamo fare dei cambi appena possiamo. Dobbiamo togliere il nostro difensore. Quello è il capitano. Il capitano perché è abbastanza stanco. Che adesso? Non ho detto niente. Qui! Mamma mia! Non si fanno queste cose. La spadone. Quanta palla, vediamo cosa la spadone. Fa. Attenzione, tutto solo. Ma quanto l'hai lanciata alta? Ma no, si è sotto l'incrocio. Ragazzi, comunque, scusate, non l'ho detto prima, ma il rosso sono io e il giallo è Manuel. La spadone. Ma non è la spadone. Non ti giuro di perché sono la spadone. La spadone. Il portiere, la spadone vi paga la palla. La spadone cosa fa un vino? Attenzione! Grande intervento del portiere! Buche! Buche! Occhio alla ripartenza! Buche! Hanno un'occasione per Buche! Ha sfoderato una super Buoni. Che mantiene il punteggio inalterato! Giallo! E Martinelli! Vai, aspetta, no, niente! Luis è divinculato, è un buon critico. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Allora, è finito il primo tempo. Facciamo subito dei cambi perché sono tutti stanchi.
cioè hanno proprio la resistenza di un elefante. Ma in realtà si sono riposati. Cioè, tutto l'elefante è resistente. Buche, secondo me dobbiamo cambiare buche. Non abbiamo nessuno attaccato, se abbiamo atti. Mettiamo mulle. 9,50. Mamma mia, che schifo. Dopo manco stai qua. Perché è un AT, non un AT. Ma non posso fare niente. E abbiamo cambiato questo CC con un 64. È un DC. Ah no, un CC. È vero. DC. Metti Zajuju. Zajuju. Allora, andiamo. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Traori. Ma abbiamo fatto sti cambi che abbiamo levato i giocatori più forti. Perdiamo. Caspadori. No. Attenzione. Che fallaccio. Non lo glielo neanche. E ti do gamba tesa. Abbiamo fatto andare un 50. Non ci pensate. Passano a caccia del momento giusto. No. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Addo in culo. Non intrometti. Cerca la profondità qui. Palla respinta, ancora in gioco. Raspadori da fuori aria. Raspadori da dentro. Da dentro aria. È indice di grande personalità e sicurezza nei propri mezzi. Sembra proprio che la dirigenza ci abbia visto tutto. Raspadori da fuori aria. Adesso sul 4-2. Vabbè, secondo me come possiamo anche simularla. Oui. Boh, possiamo. Sì. Non vedete se possiamo simulare la partita. No, non così. Non così. Non così. Bel risultato. 4-2. È rimasto 4-2. Direi, cosa bellissima, però questo video è durato già abbastanza. Stiamo a dire che ci vediamo al prossimo video. Tu vedi solo tutto mercato, no, ma non tutto mercato. Noi ci vediamo al prossimo video con un Jack Caspadori, brilla del debutto, perché è stato il capocannoniere alla fine. E niente, ragazzi. Alla fine ci siamo stato video così perché il nostro si è andato. Era un attimo spento. Si è spento, poi vabbè. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E ciao gente. E domani continuiamo. Non domani, nel prossimo video continuiamo. Con la SAM FC. Arrivederci.